Libera Nossa Malo di Luigi Meneghello. La lezione che facciamo oggi, l'approfondimento, è su un autore molto originale che è testimonianza di come ci sia un interesse crescente per il dialetto, perché il dialetto è in grado di apportare una, una linfa vitale, diciamo, ai testi, come appunto vediamo in questo testo di Luigi Meneghello alla nostra lingua. Ecco, Luigi Meneghello, nato nel 1922 e morto nel 2007, partigiano a Padova e professore di italiano all'estero, è conosciuto, ovviamente a livello di letteratura, soprattutto per il suo romanzo Libera Nossa Malo. Malo, come vedrete qua, è scritto con la maiuscola. Infatti c'è una voluta ambiguità fra la frase latina, insomma, liturgica, cioè, Liberaci dal male, è invece il nome proprio di Malo, un paese di contadini del vicentino, descritto nel romanzo dal punto di vista di un bambino, evidentemente un romanzo che ha un carattere anche autobiografico. Il lessico è particolarmente originale per gli inserti dialettali e i neologismi. Leggiamo questo brano di Giulio Lepsky, credo che sia tratto dalla prefazione del libro. Libera nos a Malo è la presentazione della vita e della cultura di Malo, un paese della provincia vicentina di Vicenza, negli anni 20 e 30. Ecco appunto, vi hanno detto che è nato nel 22, infatti, me ne Meneghello. Ricreata con un misto di nostalgia affettuosa, di distacco ironico e di rigorosa intelligenza dall'autore ormai adulto. Attraverso il microcosmo di Malo, viene fissata e trasmessa compiutamente al futuro. La vicenda di tutta la nostra società, nel breve periodo in cui passa da una statica e secolare civiltà contadina alle forme più avanzate della modernità, la vicenda addirittura di tutto il nostro mondo con le fratture che hanno segnato la sua precipitosa evoluzione, è ovviamente eh, implicitamente anche una specie di autocritica o comunque di riflessione su quanto questa evoluzione sia stata in realtà effettivamente un'evoluzione, un progresso, oppure non sia stata una perdita che si sia perso qualcosa, insomma, in questo passaggio così repentino. Leggiamo alcuni brani tratti da questo libro, giusto per dare un esempio dell'originalità di questo libro e quindi spingere e indurre a, ad approfondire leggendo il libro intero. Esempio, ci sono due strati nella personalità di un uomo, sopra le ferite superficiali, in italiano, in francese, in latino, sotto le ferite antiche. Che rimarginandosi hanno fatto queste croste delle parole in dialetto. Quando se ne tocca una, si sente sprigionarsi una reazione a catena che è difficile spiegare a chi non ha il dialetto. Ecco la ricchezza, appunto, dicevamo, del dialetto: il fatto che certe lingue, tra virgolette, nazionali, blasonate, eccetera, non hanno questa vitalità, se vogliamo, certe volte anche tutta questa ecco, come una ferita rimarginata no? anche certe volte questa immediatezza eh, e questa selvaticità non so come definirla no? del, del dialetto però è una forza straordinaria che vale la pena di recuperare sappiamo che insomma pensiamo non so a, insomma, a camilleri pensiamo a pasolini Ehm, piuttosto che a Carlo Emilio Gadda, giusto per dire solo alcuni degli autori che hanno dimostrato una particolare sensibilità al dialetto, dimostrato come effettivamente nel dialetto ci, ci sia qualcosa di vitale che rischiamo di perdere. C'è un nocciolo indistruttibile di materia apprehended, appresa, presa con tralci, prensili dei sensi. La parola del dialetto è sempre incavicchiata alla realtà, per la ragione che è la cosa stessa. Percepita prima che imparassimo a ragionare e non più sfumata in seguito dato che ci hanno insegnato a ragionare in un'altra lingua. Questo vale soprattutto per i nomi delle cose. Ecco, noterete che eh, con una sorta di sperimentalismo plurilinguistico, eh, Meneghello certe volte utilizza anche delle parole in inglese, qua ci viene in mente sono il Fenoglio, il pascoli di Italy, eccetera. Eh, come per dimostrare una come dire, una libertà anche linguistico-espressiva davvero notevole. Ecco, per esempio tipici in questo libro, uh, come dire, insomma, i dialetti, eh, scusate, volevo dire i proverbi dialettali, no? Le espressioni, i vernacole, eh, proprio scritte pari pari così come, come le dicono i Veneti, non come le ha italianizzate ad esempio Verga nei suoi Malavoglia. Me pare, me pare, mi manda a cagare il prete mi vede, mi tacco scorede bianco, rosso, verde color delle tre merde colore dei panezei, la cacca dei putei libera nos amalo amen <ride> libera nos amalo amen non sono molti che il mio amico Nino no scusate, non sono molti anni che il mio amico Nino si è reso conto che non si scrive così libera nos amalo amen non si scrive come lo scrive lui no? Amaluame, mettendo insieme, no? Gli pareva una preghiera fondamentale, incredibilmente appropriata. È raro che una preghiera centri così un problema. Liberaci dall'uame, dalle perigliose cadute dei luamari, così frequenti per i tuoi figlioli, così spiacevoli. Liberaci da ciò che il luame significa, quindi eh, liberaci insomma dalla sporcizia. Oh, but this, this is wonderful. Questi apprezzamenti sono gentili, anche giusti, credo. Ma per noi il paese non era né bello né brutto, era il nostro paese e così anche il sito. Ci piaceva, ma non ci veniva in mente di dire che fosse bello, probabilmente riferito a qualcuno, appunto, magari di lingua inglese, che passava questo paesello di Malo e lo giudicava carino, simpatico. Nei rapporti tra famiglie era quasi onnipotente nel determinare il costume, ciò che si chiamava l'interesse, l'interesse, detto a Veneta, no? Ovviamente io non sono veneto, quindi purtroppo non, non riesco a rendere bene insomma, queste, queste espressioni. Quando si parla di dialetto veneto non può non venirci in mente uh, la commedia goldoniana e le commedie goldoniane in veneziano, non c'è niente da fare hanno una vitalità che non hanno le stesse commedie goldoniane italianizzate con l'interesse naturalmente in funzione della solidarietà familiare l'interesse della famiglia nelle leggi dello Stato, nei precetti morali della religione avevano, nel modificare questo codice di condotta la forza che aveva invece il senso del decoro non sta bene non sta bene di ciò che riscuote la sanzione della comunità e che può differire profondamente non solo da quello che prescrive la legge, ma anche da quello che ingiunge la religione. All'interno dell'orizzonte campaninistico, se vogliamo, del Paese: ci sono delle leggi non scritte. Questo senso del decoro, buon senso comune, che è superiore a tutto, superiore alla legge, superiore perfino alla religione. Bene, credo attraverso questo. insomma, questi piccole letture, di aver dato spunti sufficienti per indurre una conoscenza più diretta di questo testo così uh, originale e in generale di una letteratura uh, così aperta, insomma, anche a tutti gli apporti che possono giungere da una, da una fonte, da una sorgente così viva come quella del dialetto. Ovviamente non, non possiamo dimenticare a questo proposito, in questa regione un po' allargata, chiamiamola così, del Veneto, anche quello che sta facendo in questi anni Mauro Corona con i suoi romanzi eh, in cui traspone anche, eh, ovviamente attraverso eh, il dialetto, anche la mentalità, questa volta più della gente di montagna che non di pianura altri video didattici su un.mattescuola.it